Ciao amici, molti mi hanno contattato, mi hanno messaggi di fare la differenza di un casco da moto e un casco d'auto. Solo che io il casco d'auto non ce l'ho, allora io uso questo casco di Valentino. Il casco d'auto c'ha la visiera più piccola, più fine, e il casco da moto. No, c'è la grande. Perché? Allora, ora vi spiego. In poche parole, il casco d'auto, cioè un pilota di auto, tutta la sua gara, in tutta la sua gara, la sua posizione è questa. Guardare, ok, c'è gli specchietti, quindi no. Non c'è bisogno che si giri, c'è gli specchietti e la sua posizione è questa. Quindi la visiera essendo piccola, perché il suo obiettivo, in poche parole, deve guardare la strada davanti a sé. Così. Non si gira così. Dalla A alla Z, sempre così. Invece il casco da moto c'ha. È grande la visiera, grande perché, ve lo dico, perché un pilota quando è in carena, nel rettilineo, in carena giù, deve guardare in alto. Quando fa le pieghe deve guardare al lato, così. Quando deve guardare dietro se uno lo supera, la moto, logicamente, non c'ha gli specchietti. Quindi il pilota deve guardare e con la coda dell'occhio deve guardare dietro, diciamo che lo supera, ok. Per quello deve avere un grande cavo per guardare perché si deve girare, ok. Poi un'altra differenza della casco d'auto a casco moto. Se voi lo guardate bene, è l'aerodinamica. È studiata nella galleria del vento. Poi aspettate. Poi perché il casco d'auto e il casco moto c'è anche una differenza che non si vede, però c'è una differenza. Sapete quale? Indovinate? Vabbè, ve lo dico io, dai. Sarebbe il che sono ignifughi, il casco d'auto, perché il pilota d'auto, se l'auto prende fuoco, a parte che il serbatoio di un'auto gli contiene più benzina del serbatoio di una moto, quindi è normale. Se comunque stavo dicendo, se l'auto prende fuoco, il pilota è bloccato dentro l'auto. Perché? Perché tra le cinture, il casco, ci vuole tempo per uscire, scappare, ok? Quindi ci vuole più sicurezza, quindi è ignifugo, è normale. Invece, per quanto riguarda il casco da moto, perché i piloti delle moto, in poche parole, quando cadono, il 99,999% si separano dalla moto. Sono in carbonio, nel regolamento c'erano tutti carbonio. E niente, mi sembra di aver detto tutto. Comunque, mi raccomando, è un piccolo video per quanto riguarda i caschi delle auto e delle moto. Anche se, ripeto, il casco d'auto non ce l'ho, c'ho solo quello delle moto. Poi magari un domani ci avrò anche quello, chissà. Boh. Comunque, noi ci sentiamo. Facciamo una cosa. Noi ci sentiamo al prossimo video.
iscrivetevi al canale, condividetelo e al prossimo video. Ok? Ciao!